Presidente Agnelli. Ecco, il Presidente abbiamo caratteri molto molto simili, lui vive le cose in maniera molto passionale come il sottoscritto con grande entusiasmo. Un po' Lippi, un po' Sacchi, un po' Capello, ma oggi Conte è soprannominato il Mourinho del calcio italiano, paragoni ingombranti, ripete anche se ammette di aver colto da loro spunti importanti. Io penso che l'allenatore debba essere una spugna e avere l'umiltà di raccogliere anche idee degli altri e farle proprie e modellarle. Tuo fratello ha detto: Antonio è un vincente, è per questo che ha chiamato sua figlia Vittoria. C'è questo abbinamento che sicuramente ha spinto me ed Elisabetta a dare il nome a nostra figlia. A casa Antonio parla sempre di calcio. Mia moglie, sicuramente la famiglia sua era all'oscuro del calcio, adesso comunque parlano di tattica, questo è pericolosissimo. A facoltà di parola, sì. No, vabbè, dico, no, facoltà di parola, no, su altre cose sicuramente, perché in casa comandano sempre le donne, no? Altra passione è il ballo, un giorno gli piacerebbe partecipare alla trasmissione di Milli Carlucci. Per adesso balli in panchina. Ballo la pizzica, che è un ballo nostro salentino, no? E quando sei morso dalla tarantola c'è questo muoversi di continuo. Ma è vero che quando ti arrabbi in panchina parli in dialetto leccese? Quando finisco a parlare in dialetto leccese significa che sono molto, molto arrabbiato, però c'è anche la cosa controproducente, perché non mi capiscono.